Boccardi in avanti per Belloni, lotta ancora con Baroni, va sul fondo, Belloni riesce a passare molto bene, ancora Belloni, re di rigore all'intelligente del Limolese con Turchetta, l'esterna a cercare Belloni, contro Baroni, chiuso Belloni, ma c'è l'apertura da parte di Masella. Volpicelli, il cross di Fracassini, mal calibrato, poi Enrico è in ritardo, può scatenarsi in avanti, Limolese, avanzano come cavalletti, giocatori in maglia rosso-blu e Limolese, occhio a questa percussione, calcio di rigore, fallo di Daga su Damiano Lia, che è riuscito ad anticipare l'uscita dell'estremo difensore della Viterbese, non ha avuto dubbi il direttore di gara, vuole centrocampo, ci sono invece Benedetti e Lombardi, gestisce palla ora Limolese, sempre sull'out di sinistra, il pallone all'indietro verso Chiare, lo fa in questo momento e Santro Padre va al rilancio lungo, colpo di testa di Lavardera che spizza solamente il pallone, ma in qualche modo Belloni con caparbietà va a prenderselo, gioca di nuovo in avanti per l'inserimento di Lavardera, la chiusura in scivolata di Moulin, ecco, che andrà a battere Lia. Il pallone per Lombardi, lo appoggia di nuovo all'indietro a Lia che con il destro va de palla, allora riparte il Cesena che ha 40 secondi a disposizione per l'ultima azione, prova ad involarsi sulla corsia di sinistra la formazione bianconera, il pallone giocato in avanti per Tonin in posizione di fuori. Belloni, primo pallone, prima verticalizzazione per Turchetta. E... dita malissimo Bernardotto in fase di conclusione. Qualche scintilla intanto tra Bua e Belloni che si prende il giallo. In effetti è stato lui a saltare addosso al numero 13 del Teramo. Giallo per l'attaccante argentino che fa l'esterno con Padovan punta. Confermata questa disposizione. Sarà stato Padovan a colpire al centro dell'area il palo, ancora verso il centro, altra palla messa fuori, sono due palloni in campo ora, Montaperto, può partire il contropiede del Limolese, scoperto il Teramo, transizione del Limolese, c'è il pallone per Benedetti dalla parte opposta, la formazione rosso-blu che manovra questa prima azione con Cerretti che butta il pallone in avanti, il colpo di testa, braccio quando veste la maglia del Limolese per il numero 21 Antonio D'Alena. E questa volta tocca corto per Liviero, il cross sul secondo palo, colpo di testa! E Limolese in vantaggio al minuto numero 17, si sblocca la gara. Calcio d'angolo, di nuovo Luca Lombardi sul punto di battuta, andrà con il mancino, traiettoria di uscire, palla sul secondo palo, a conclusione, rimane lì, colpo di testa! E arriva il raddoppio del Limolese, 2-0 al minuto numero 37. Limolese 2, Ponte Pulso, causa doppia ammonizione, di nuovo stasera, tra i primi 11, grande giocata di Belloni, qui sulla tre quarti, prova ad involarsi Belloni, ancora due avversari su di lui, alla fine perde palla e va a commettere fallo, e qualche distrazione di troppo del Limolese nel corso di questo secondo tempo, intanto qui Belloni va a guadagnarsi un altro calcio di punizione importante e cartellino già. Fa subito ripartire l'azione del Limolese, rischia qui Vona e in qualche modo se la cava Liviero e poi di nuovo Vona ad allontanare. Pallone, attenzione alla rincorsa di portiere Esposito. Avanti con Caponi, capitano chiama uno schema a cercare i giocatori più avanzati del Pontedera. Prova una sfera, l'inserimento! Liviero, Belloni, Liviero, Turchetta, Belloni, di nuovo Turchetta, gioca dentro per l'inserimento, è il grandissimo gol. Non c'è grande movimento da parte dei compagni, va a servire ora Belloni che controlla con il petto, Turchetta. Esce il man of the match, Nicolas Belloni, autore di una doppietta che ha portato Limolese a riposo sul 2-0. Poi è arrivata la terza rete di Lombardi, entra al suo posto. De Sarlo con il numero 13.
Arena, traversone al centro, la palla per la conclusione al lato da parte di Belloni, che ha provato a girarsi ma non ha inquadrato lo specchio della porta. Prese con la verticalizzazione Luca Lombardi, palla in mezzo e poi la palla che termina in gol. Ancora Turchetta, Belloni, poi palla aperta bene a destra per Luca Lombardi, gioca bene Limolese, prova a dare una mano, il colpo di testa di Cerretti, palla buttata in avanti per Belloni, arretra un po', scappa all'indietro la difesa dell'Ancona Matelica concedendo a Belloni questo pallone. Belloni prova a difenderlo, traversone rasoterra insidioso, evita il calcio d'angolo Iotti ma regala una rimessa laterale in zona d'attacco al Limolese che continua a fare la partita, la rimessa in gioco di Cerretti in verticale per Belloni, Belloni guadagna linea di fondo e poi alla fine guadagna il calcio d'angolo, il sesto tiro dalla bandierina per Limolese affidato a Luca Lombardi. Si ritorno ma rimane lì Limolese con Cerretti, traversione al centro basso, prova la girata Belloni, palla che rimane lì alla fine di Renzo, ma quanto sta soffrendo ancora rigore. Pallone messo al centro, Angeli di testa, la grande parata di Vettorel, poi libera l'area alla Carrarese, c'è stato anche un duro scontro all'interno dell'area di rigore e dunque l'arbitro ferma il gioco, ma altra grande chance per Livoli. Palma, se ne va Turchetta sulla sinistra, Palma invece va per vie centrali da Belloni, Alessandro Lombardi perde il rimpallo. Alla lunga di Malgrati di testa adesso Boccia, la palla rimane lì. Occhio a Belloni, Belloni, palla dentro. Adesso la prende lo stesso Martina, cerca di venire dentro il campo, non riesce la giocata, arriva dall'altra parte Nicolas Belloni, mezzo a tre maglie bianche, cade Belloni, c'è il fischio di Diop, possesso rosso-blu. Va al rinvio a cercare Padovan che la prende con la testa, si allarga sulla destra Belloni, uno contro uno con Ricci, va sul fondo Belloni che riesce a metterla in mezzo, di nuovo Benedetti su... Cambi da parte di Fontana, Bosco Lochio, subito Belloni, l'attaccante argentino si gira e fa salire Lombardi sulla destra. Può andare il 19enne di Pietrasanta col mancino sul secondo palo, esce a vuoto il portiere del Grosseto, la palla resta lì, palo, altro legno. Grosseto, rimessa laterale, 60 secondi e ormai possiamo dire che su questo 4-0... Partita ha già preso la piega e la direzione dei rossoblù. Belloni per Re Palma, si allarga il campo Limolese. Con la testa, la recupera Minala, dietro però a lui sbuca Belloni, fa sulla sfera. Parte di Liviero, alza un campanile, lotta Visconti con Belloni, commette il fallo però il 3 della Lucchese. Anzi, aveva sbagliato a indicare il direttore di gara De Angeli. Il fallo lo ha commesso, sì, Belloni. E quindi calcio di punizione in favore della Lucchese che si appresta al cambio. Incontro a lui Lombardi, ma si va dalle parti di Belloni. Pizzico di fortuna questa volta Limolese. Allora siamo dall'altra parte. Belloni subisce fallo, ma c'è la regola del vantaggio. Prova a fermare con le cattive Bellic. Non ci riesce, circa 90.000 euro. Versata dal Sudtirol. Seguiamo però l'occasione per Limolese, qua si lascia cadere Belloni, rimessa sul fondo, non c'è fallo. Piero lungo a cercare Belloni, controllo preciso per Turchetta, poi De Sarlo, limite dell'area, il suo cross dentro per Belloni, non rischia Bacchini, la mette in aria, entra in area Liviero, il cross basso e il gol del pari, clamoroso, la pareggiata Limolese con Belloni. Cross basso di Liviero che è riuscito a saltare di netto Cosimo Nannini e poi il tocco a due passi probabilmente di Nicolas Belloni che doveva salutare, deve salutare, ma per ora fa un gol importantissimo, 3-3 al Porta Elisa. Da un Belloni a un Belloni, il tris della Lucchese sembrava aver chiuso, sembrava aver messo in ghiaccio questa sfida,
la risposta del Limolese, prima De Sarlo, poi proprio l'incarico a Bona, tocca il primo pallone Bellone, però manca ancora un minuto al 90° più tutto il recupero. Belloni con Grassini che vola con Bona di testa, riesce anche a orientare bene, poi Belloni si autolancia, la ripartenza del Limolese con Benedetti che accompagna, Marino lascia andare Belloni che addirittura va al passo doppio con Grassini. Belloni, la conclusione. Bravo!
mette con il tacco romano e favorisce l'intervento di Milani. Fa salire la squadra Belloni, poi 1-2 tra Padovan e Boscolo. 37esimo in corsa, sempre 0-0 tra Molesi e Cesena. Belloni si destreggia bene, poi Ivona resiste la Vardera. Intervento non falloso da parte di Candela, quindi può Santora lanciare in verticale Belloni. La chiudono bene Pogliano e Ardizzone. Molese che non fa uscire il pallone. Frisèr, lotta in mezzo a due, spostato da Belloni. Ivona in avanti, Belloni. Commette fallo l'attaccante argentino che si allarga.
la porta. Di palla con Rinaldi che allarga verso Cerretti. De Feo lascia passare, ci prova Bellone a tenere in campo il pallone per i suoi. Molese comunque continua ad attaccare. Altro cambio chiamato da Tesser. Nel frattempo occhio al Limolese con De Sarlo. Gioca lì sul corto, c'è anche Belloni a raccogliere eventualmente l'invito. La caccia via a Ciofani senza... Tutte dai. Certo. Liviero. Bello questo servizio. Si aprono un po' di strade per Limolese. Si fa vedere Luca Lombardi. Parte invece il cross sul secondo palo dove c'è Belloni. Colpo di testa dell'argentino. La palla danza pericolosamente. Il fallo lo commette... lo stesso Belloni. Cosa fa?
Non abbiamo capito bene la decisione di... È una brutta decisione, se ammonito. Tremolada, se ammonito il giocatore del Modena vuol dire che sarà calcio di rigore, non ha indicato il dischetto in apparenza, è rimasto a terra Nicolas Belloni. I giocatori del Modena vanno a discutere con l'assistente. Ricordiamo che in precedenza lo stesso Paride Tremolada aveva assegnato un rigore al Modena, poi aveva cambiato decisione. Tesser sbigottito, chiesta la barella, cosa che era già successa nel primo tempo con Damiano Lia. Sta di fatto che c'è un possibile calcio di rigore, così è apparentemente, con i giocatori del Limolese sul punto di battuta, e in particolare c'è Liviero con il pallone in mano pronto a calciare. Tutti i giocatori del Modena addosso a Paride Tremolada. Insomma, una gran confusione. Una gran confusione. Non ho capito. Non è stata chiara la decisione, il fallo non l'ho visto. Poi si è rialzato da solo, come vediamo, Belloni. Adesso sono entrati in campo anche dei membri della panchina del Limolese per cercare di placare gli animi. Tutti gli uomini delle due panchine a contatto con e a colloquio con il quarto uomo continuano i dialoghi di Silvestri e Pergreffi con Paride Tremolada. Sta di fatto che la decisione così resta, con il calcio di rigore assegnato al Limolese quando siamo all'87esimo minuto. Sul punto di battuta c'è Liviero. Fischi del Braglia, come potete ben sentire. Sicuramente con queste due decisioni ci sarà poi da discutere nel finale di partita, quella di prima per il calcio di rigore assegnato e poi tolto, diciamo, al Modena, e poi con questo calcio di rigore che all'inizio non avevamo capito neanche la nostra postazione se fosse o meno. Attenzione però, 87esimo minuto, parte Liviero, centrale, quarto gol in campionato dell'11 rossoblù, e al Braglia è 1-1. Si butta in scivolata Liviero, dato che il campo è bello bagnato, esultanza anni 90. Però sta di fatto che, insomma, il clima è sempre più rovente. 1-1, cambia Tesser, fuori pallone che passa, Belloni si gira, bene ancora Belloni, ne prova a superare due, non vi riesce, rimessa bianca-azzurra, anzi no, perché non riesce a recuperare Giannis contro Belloni. Guadagna fallo l'argentino. Nel farsi Santo Padre, che ora rinvia il pallone. Belloni, cade a terra Cancellotti, che della sfida che vede il Pescara e Limolese giocarsi obiettivi diversi. Belloni nel frattempo guadagna un prezioso calcio di punizione. Si disseta Pontisso, energie fisiche e mentali, chiama altri giocatori in panchina, vedremo se inserirà forze fresche nel finale. Pompetti, il pallone non esce, lo recupera Limolese, pallone buono per Matteo Lombardi, area di rigore, però riesce il Pescara solo per un secondo, Belloni! Si dispera Nicolas Belloni. A un passo dal gol dell'ex. Come on!
ci mette la testa a sua volta Bosco Lochio, può partire il contropiede con Belloni, attenzione perché è scoperta la Pistoiese, sale Cerretti, se ne va anche Bosco Lochio, parte la staffetta del Limonese, largo per Cerretti, mette in mezzo, deviazione di Nicca, calcio d'angolo, numero uno per Limonese, Romano al centro, arriva Angeli di testa! Limonese, forse l'ha presa Vona, forse l'ha presa Cerretti, esultano tutti sotto la curva della squadra. Ora sbaglia la Pistoiese, fallaccio di Venturini che mette giù un giocatore, si tratta di De Feo, giallo anche per lui, sono saltati i nervi completamente in campo, fallaccio ai danni di Belloni che rimane a terra, dicono che devono entrare in sanità, evidentemente c'è una ferita probabilmente. È stato davvero molto brutto l'intervento di Venturini che ha raschiato anche qualcosa in più del giallo. Si attende di Cerretti, zona Belloni, alza il campanile Venturini, alza tantissimo la gamba Belloni che viene infatti sanzionato con un fallo, non con la munizione ma ha rischiato... Con le mani in avanti la fa passare Belloni che sfida Portanova, vince questo contrasto, lotta Belloni, steso, punizione e continuano a esultare i tifosi del Limonese. Punizione guadagnata, ci sarà De Feo sul punto di battuta, a raccolta chiamano i giocatori Rinaldi e De Sarro dalla panchina. C'è Padovani insieme a De Feo sul punto di battuta. Belloni, arriva Portanova, la finta di Belloni. C'è anche Succio su di lui, la palla termina fuori. Scaduti i sei di recupero. Ma credo che si andrà ancora avanti. La palla è al centro, la allontana Seculin che non colpisce bene. L'arbitro guarda il cronometro, svirgola Liviero, la prende Romano. Palla che resta lì, ancora in avanti. Arriva Seculin che la prende con le mani. Arbitro che non fischia. E ora sì, fischia tre volte. Si salva nella maniera più incredibile. Limonese per il terzo anno di fila ai playout. Decide il gol di testa al minuto 87 di un marcatore che ancora non è stato correttamente identificato. Non si sa se vuole.